Buongiorno a tutti. So che in questi giorni ci sarebbe stata la festa di Sant'Urbano a Bucchianico, non ci sarà come tante altre feste tradizionali della nostra regione. E pensando a Bucchianico, penso a una manifestazione bellissima nella quale sono stato ospite varie volte, in particolare ho fatto ricerca negli anni 2000. Se posso dire una cosa che mi ha particolarmente colpito, oltre a quella che tutti conosciamo, cioè la spettacolarità dei movimenti, dei cesti e di tutto ciò che succede nel centro storico, è la grande accoglienza che ho visto e il grande senso di comunità che ho visto nella contrada dove sono stato e dove all'epoca era il Banderese. E che faceva parte della famiglia di Giovanni Panara, se non erro, era il 2004. E ricordo tutto quello che avveniva attorno alla sua casa era qualcosa di incredibile. Il senso di ospitalità, di partecipazione, l'idea che questa festa non esista se non attraverso una collaborazione costante di intere contrade e estensivamente di tutta la comunità di Bucchianico. All'epoca eravamo io e Marco Chiarini, che è un regista cinematografico con cui poi abbiamo realizzato una parte del documentario che è contenuto in questo volume, Tra uomini e santi, che proprio scegliemmo di centrare non tanto per la parte di Bucchianico, non tanto sulla parte pubblica, diciamo che tutti potevano osservare, ma su questa dimensione un pochino più domestica, privata, che però ci era sembrata particolarmente importante. Un'altra cosa che conservo, oltre all'immagine spettacolare della Ciammaichella, ovviamente vista dal basso della piazza, è il canto delle donne. Il canto delle donne di Bucchianico è qualcosa di commovente e ne rimasi veramente molto colpito, già la prima volta che ho assistito alla festa nel 2001. In quella circostanza, tra l'altro nel 2004, poi mi resi conto anche di quanto fossero presenti non soltanto nella processione, ma nelle parti centrali del rituale, sin dall'inizio, quindi il trasferimento del quadro sul carro è assolutamente dominato da questo canto che esce dalla casa lentamente, poi accompagna quindi il trasferimento fino al carro in un'atmosfera veramente molto emozionante. Quindi non posso che augurare un futuro piacevole e prospero a questa festa. Sono certo che la comunità di Bucchianico non dimenticherà nulla di ciò che ha fatto lo scorso anno e che ha fatto fino ad oggi con grande partecipazione, quindi sarà soltanto un tempo di attesa probabilmente. E i canti in particolare credo siano qualcosa veramente importante da trasmettere alle generazioni successive, quindi auguri a tutta la comunità festiva di Bucchianico.